Finalmente nuovo video haul IKEA! Finalmente, perché era da tantissimo che non andavo da IKEA. Siete venute con me l'altro giorno, infatti l'ultimo video che ho pubblicato è proprio il tour IKEA. Per chi non lo avesse visto, ve lo lascio qua sopra, così potete vedere tutte le novità e potete dare un'occhiata un po' al negozio IKEA, perché ho cercato di filmare qua e là. In questo video invece vi mostrerò quello che ho comprato in quel giorno e ho comprato qualche novità, ma ho comprato anche qualcosa che era già da IKEA da tempo, ma che mi piace un sacco e che mi serve. Quindi vi lascio al video, così potete prendere ispirazione, potete prendere spunto. Vi lascio anche tutti i link dei prodotti che ho acquistato giù in info box, così potete reperirli facilmente e direi di iniziare. Vi do il benvenuto nel mondo di Ale, vi do il benvenuto in questo nuovo video. Iniziamo subito con l'haul. Ho fatto scorta di queste grucce qui, che sono quelle nere basiche e sono le più economiche. Eccole qua, ve le faccio vedere, ma come vi ho detto prima, ve le lascio anche giù in info box. Perché ho intenzione proprio di rinnovare tutte le grucce del mio armadio. E non mi va di spendere comunque tanto per le grucce, ma allo stesso tempo volevo averle tutte uguali e quindi ho trovato questa soluzione qua da IKEA che mi piace tantissimo. Poi è una semplicissima gruccia in plastica nera e quindi ho deciso di acquistarle. Comunque vi lascio il link di riferimento giù in info box. Ho preso 6 confezioni e ogni confezione ha 10 grucce all'interno. Mi sembra, magari ve lo dico anche qua direttamente, che costano 2,50 euro 10 grucce o stampelle. Non so come le chiamate voi, grucce o stampelle, e sono praticamente fatte in plastica. Hanno anche questa base dove potete metterci i pantaloni e in più hanno anche queste gancettini qua dove potete metterci le canotte, per dire le canottiere, e io ne avevo già prese un paio l'ultima volta, insomma, che sono andata da IKEA e mi sto trovando veramente super super bene e fanno anche comunque la loro figura esteticamente, quindi queste ve le straconsiglio. Ho preso poi questo bouquet con le peonie, eccolo qua, e vabbè, è tutto finto, ci sono le foglie, perché lo devo mettere dentro un vaso che vi faccio vedere dopo, che ho trovato in offerta. E niente, l'ho trovato così per caso, piccolino. Vi faccio vedere anche di questo il nome, perché non so se troverò poi il link di riferimento per questo articolo. Comunque lo trovate nella sezione piante, giardino. Ho preso poi un po' di contenitori, questi qua 365 più, però ho preso quelli medi perché c'è la versione quella grande, media, e poi ci sono anche quelli proprio piccolini dove dentro ci potete mettere la frutta secca, insomma tutte cose molto piccole magari da portare dietro. E questi qua io li ho presi perché ci voglio mettere, oltre che alla pasta, ci voglio proprio mettere cereali, quindi magari può essere utile anche per voi questa idea. E dentro potete metterci proprio tutti i cereali, riso soffiato, insomma tutte queste cosine qua che altrimenti starebbero nella busta di plastica. E per avere tutto chiuso, bello sigillato, preferisco, ecco, appunto, mettere tutto dentro questi contenitori. E questi qua penso che, insomma, siano famosissimi e li conosciate benissimo. Altro prodotto super super conosciuto di IKEA sono le bustine, queste qua trasparenti, che si possono utilizzare veramente in tantissimi modi, per gli alimenti, per i viaggi, per organizzare la valigia. Ci sono tante mamme che li portano anche in ospedale per la valigia parto, oppure per la valigia del bebè,
e io li ho presi perché li uso in cucina. E mi trovo molto bene perché appunto li utilizzo quando mi devo portare dietro la frutta secca oppure proprio per qualsiasi tipo di evenienza, ecco, mi vengono molto utili. Non li utilizzo per congelare le cose perché mi dispiace comunque sprecarli. Perché non so voi se buttate poi la busta dopo che avete scongelato un prodotto, magari fatemi sapere, datemi qualche consiglio su come congelate gli alimenti se utilizzate questi sacchettini qua. Secondo voi si possono riutilizzare se magari all'interno io ci metto il pollo, tolgo il pollo e poi lo riutilizzo di nuovo per il pollo, per dire. Quindi fatemi sapere perché sono curiosa. Io al momento sto utilizzando le bustine, quelle semplicissime di plastica, quelle più economiche. Però queste qua mi tornano molto utili per contenere proprio altre cose. Quindi ho preso allora questa qua che è la Istad, quella da 6 litri e quella da 4,5 litri, quindi direi quello più grande. E poi ho preso quello più piccolo, che è quello rosso, che ha 30 sacchettini da 1 litro e 30 sacchettini da 0,4. Nel video scorso, quello del tour IKEA, vi ho fatto vedere che adesso ci sono proprio delle confezioni con la misura unica. Quindi ho visto che c'è tipo una confezione con i sacchettini da 0,4, se non sbaglio, e una confezione con dei sacchettini ancora più piccoli o il contrario, ragazze. Comunque, se andate da IKEA li trovate. Io li ho trovati proprio giù dove si acquista, non su. Che rimanga tra di noi, ragazze, ho preso questa federa che vi ho fatto vedere un sacco di volte nello scorso video per mia mamma. Questa qua con il gatto, vedete, che è praticamente la nuova fantasia di IKEA. C'è anche il copripiumino, c'è il contenitore per il Kallax, ci sono tante cose che hanno questa stampa con il gatto nero. Mia mamma sapete che ha Bruno, è la sua vita praticamente Bruno e quindi non potevo che non prenderle questa federa con Bruno. E allora gliel'ho presa anche perché mia mamma farà il compleanno domenica e quindi inserirò questa federa nei regali che le abbiamo fatto e sono super contenta di vedere la sua reazione. Mamma, se stai guardando questo video, fai finta di niente, però dovevo per forza inserirla questa cosa in questo video. Ho preso due cosine per contenere il sapone che adesso vi faccio vedere. Il primo contenitore che ho preso è questo qua, semplicissimo, non so come si chiama, vi lascio tutti i riferimenti giù in info box, che è in plastica praticamente, vedete? E questo qua lo voglio mettere in cucina. Allora, io ragazzi ho un'acqua durissima, cioè non so voi, ma qui da noi è una roba pazzesca. E tutti i dispenser per sapone che ho comprato, quelli in legno, me li ha mangiati proprio totalmente, che adesso li butto praticamente, faccio il cambio con questi qua che ho preso adesso. E quindi ho detto li prendo in plastica così almeno li lavo con l'anticalcare e spero che non si rovinino. Perché se anche stavolta si rovinano, io comprerò direttamente il dispenser, quello con il sapone che si trova al supermercato e ogni volta che finisce sono costretta a buttarlo perché l'acqua mi divora queste cose che sono sempre magari appoggiate sul lavandino. E soprattutto le cose in bambù, una roba pazzesca. Quindi questo qua l'ho preso da tenere in cucina e questo qua invece l'ho preso per il bagno. Speriamo che mi duri perché comunque mi dispiace dover buttare i dispenser nuovi. Allora, anche questo qua non ha un nome, magari vi lascio sempre il link giù in info box, spero di trovarli link. E questo qua è semplicissimo. L'unica cosa è che, vedete, è in coccio, non so come si dice, ragazza, aiuto! E quindi bisogna stare molto attenti perché se cade questo si rompe. Ho preso questa tazzina semplicissima, trasparente, con il suo piattino
che adesso ha tutte impronte digitali. Semplicissimo, ho preso solo un pezzo perché la userò io per prendere il mio ginseng. Io non sto bevendo più il caffè, non mi va perché già sono un po' elettrica di mio. Se bevo anche il caffè, addio. Quindi bevo magari quando mi sento un po' così così, bevo direttamente il ginseng una volta al giorno e ho preso appunto questa perché è veramente carinissima. In offerta ho trovato questo vaso bellissimo, vedete? Proprio stupendo, stile IKEA. Allora, anche di questo non c'è il nome, proverò a cercarlo e nel caso voi andate a vedere l'info box. Comunque semplicissimo, trasparente e il mazzo di fiori è proprio per questo. Eccolo qua. Vedete? Mi piace tantissimo, qua c'è un pelucco e vabbè, poi lo sistemerò bene e comunque mi piaceva l'idea di questa composizione. Allora, io amo lo stile moderno, non quello proprio eccessivamente moderno, però vi dico la verità, ogni tanto avere in casa questi dettagli classici, perché questo vaso comunque non è molto moderno, cioè almeno per me, poi non lo so. Dal mio punto di vista non è molto moderno, ma mi sembra un po' classico, però devo dire che mi piace. Non so, voi siete più stile moderno, più stile classico? Fatemi sapere giù nei commenti. Ho preso queste due tazze, che sono una super super novità, e sono di questo rosa scuro, che mi piace tantissimo. E vi dico già che questa tazza la vedrete spessissimo perché me ne sono innamorata subito. Allora, questa qua viene venduta in una confezione da due. Adesso vi faccio vedere. Allora, eccola qua la confezione dove c'erano tutte e due le tazze e qua si vede benissimo il nome. Comunque, di questa sono sicura di trovare il link e ve lo lascio giù. Non costano neanche tantissimo perché mi sembra 5 euro e qualcosa tutte e due, quindi non vedo l'ora di lavare tutto il lavastoviglie e poi andrò ad inserire tutte queste nuove cose. E ho preso anche queste ciotole qua che non sono una novità di quest'anno, secondo me questa è una novità dell'anno scorso, però l'anno scorso non si trovavano. Perché mi ricordo che le volevo e non c'erano più. E quest'anno invece ce ne sono tantissime, almeno a Bologna è pieno. E guardate che belle, cioè questa qua è praticamente uguale alla tazza, vedete? È identica, è fatta dello stesso materiale e dello stesso colore. Quindi sono tre ciotole con tre fantasie diverse. Poi abbiamo questa qua sul color panna, fatta così, e poi questa qua che è verdina, fatta così, e le adoro per gli antipasti, per il gelato. Mi sono pentita perché volevo fare almeno 6 ciotole, però vabbè, magari se ricapito da IKEA ho la scusa e le prendo. E poi ultima cosa che per me è bellissima, bellissima ragazze. Ho preso i piatti. Eccoli qua. Allora, eccoli qua ragazze, ve li faccio vedere così. Allora, ho preso quattro piccolini e quattro grandi. Sono tutti e due piani. Allora, ho preso solo quattro perché li voglio utilizzare tutti i giorni per me e per Cri. Il piatto fondo non mi piaceva, però li voglio utilizzare io così per l'estate, mi piacciono tantissimo e allora ho fatto 4 e 4, non vedo l'ora di utilizzarli, quindi anche questi secondo me li vedrete spesso adesso nei video. E direi che è tutto per quanto riguarda l'haul di questo video. Fatemi sapere se voi avete qualche prodotto che ho acquistato anch'io e ditemi qual è il vostro prodotto IKEA preferito in assoluto. Vi ringrazio per aver guardato questo video
e noi ci vediamo presto con un nuovo video. Mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, così non perdete i prossimi video. E a proposito, se avete delle richieste, quindi vi piace questa tipologia di video piuttosto che un'altra, fatemelo sapere giù nei commenti, così io mi attrezzo per girare il video. E quindi basta, ragazze, noi ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!